Buongiorno a tutti. Questa mattina volevo soffermarmi su un discorso inerente ai giocatori che sono stati un po' trascurati dal Milan a inizio campionato. Noi praticamente già la prima giornata, io e il buon Andrea, sapevamo che si andava incontro a un'annata particolare, quando tu ti ritrovi con Borini a metà campo, Suso trequartista e Castiglieco seconda punta di sinistra, con Piontek spostato tutto a destra, insomma, qualcosa che non andava c'era. E adesso invece ci siamo ritrovati con dei giocatori che erano stati completamente trascurati, uno su tutti Hernandez, praticamente giocava al posto suo Rodriguez, tutto dire, cioè proprio due giocatori completamente diversi, uno che non passava mai la metà campo, lento, involuto, che non sapeva cosa significasse la porta avversaria. Questo invece è uno che punta la porta con cattiveria, e ha una transizione palla al piede straordinaria, e non capisco per quale motivo in allenamento Giampaolo e poi anche lo stesso Pioli per un breve periodo non lo vedesse in squadra. Chiaro, poi l'ingresso di Rebic ha cambiato un attimino tutto. Certo, non stiamo parlando di fuori classe, perché poi dopo i tifosi del Milan si attaccano sempre al discorso: in quella posizione c'era Savicevic, in quella c'era Rui Costa, in quell'altra c'era Kakà. Il Milan non è più quello lì. Il Milan doveva essere lasciato in mani sicure, non è stato lasciato in mani sicure. Arrivava da 7-8 anni di vacche magre, anzi magrissime. Vorrei ricordare che dove gioca adesso Hernandez ci giocava Constant, quindi almeno da quel punto di vista qualche insomma, Non voglio dire altro. Comunque Rebic ha dato dimostrazione di essere un giocatore forte sia dal punto di vista fisico, io dico anche tecnicamente, magari non straordinario, però doppio passo, colpi di tacco, insomma, a me sembra che adesso che ha preso fiducia fa sempre la cosa giusta e poi fa sempre gol. E non gol banali, perché sì, è vero che sono facili, sei davanti alla porta, però chi ha giocato il calcio sa che per esempio quel gol che ha fatto in Coppa Italia con la Juventus, lui ha dovuto prendere il palo interno per fare gol su una palla che gli è sbucata all'improvviso dopo due lisci, uno di De Ligt e l'altro di Sciglio. Quindi ecco, poi dopo qualche juventino qualche domanda se la dovrebbe fare, perché prende tanti gol così la Juve su un cross abbastanza leggibile come quello di Castiglieco. Ecco, Castiglieco per esempio sento giocatore sottovalutato da tutti, perché in quella posizione Milan avrebbe bisogno di altro, però lui si sta dando da fare, corre come un matto. E poi, se andiamo a vedere, contro l'Inter, l'assist per il colpo di testa decisivo di Ibrahimovic, che poi permette a Rebic di segnare, l'ha fatto lui. Calcio d'angolo, andate a vedere che calcio d'angolo ha tirato Castiglieco in quell'occasione, con la palla che fa un arco tale da ingannare Skriniar, dopo che addirittura ha bucato la palla solo davanti alla porta, che sì, quindi una traiettoria ben disegnata, cosa che non si tira praticamente mai al Milan. Anzi, il Milan prendeva i gol da calcio d'angolo su ripartenza avversaria, Udinese, Lazio, in Coppa Italia. E poi due assist di destro con la Juventus e col Torino, arrivando uno dalla tre quarti e uno dalla riga di fondo a rasoterra. Quindi ecco, prima di sminuire un giocatore, insomma, diamogli atto che almeno sta facendo quello che è forse il massimo delle sue possibilità, ci mette tanto impegno e corre come un matto. Quindi ho già nominato tre giocatori che bene o male erano stati dimenticati. A inizio campionato Bennacer non giocava mai, gli veniva preferito chiunque, e adesso non siamo davanti a un crack, comunque siamo davanti a un giocatore che era reduce da una Coppa d'Africa vinta e dove aveva ricevuto il premio come miglior giocatore in una competizione in cui ci sono Salah, Mané, Koulibaly. Quindi è un buonissimo giocatore che, affiancato da qualcuno di più affidabile dal punto di vista proprio tattico, perché parlo sempre di Bakayoko rispetto a Kessié, perché Bakayoko è uno che se gli dici di stare lì, lo fa e permette a Bennacer di andare. Invece adesso sta succedendo il contrario, perché Kessié è molto molto indisciplinato, anche se devo dire che le ultime prestazioni in linea di massima è anche migliorato, probabilmente proprio anche il modulo che agevola il Milan. Adesso sono quasi tutti nella loro posizione. Prima Milan giocava questo 4-3-3 che metteva praticamente bastava un nome, un altro nome che chiaramente poi io dico Calhanoglu e uno gli viene in mente Kakà, Rui Costa.
non è quella roba lì, lo sappiamo benissimo, ma anche il Milan non è più quella roba lì. Però Calhanoglu messo dietro la punta è un giocatore che comunque ha dato l'impressione di essere pericoloso, di poter innescare i compagni, oltretutto non ti grava nella fase di non possesso, cosa che invece purtroppo è risultata negativa per Paquetà. Paquetà adesso è diventato veramente un problema, magari gioca a Firenze, fa bene per l'amor di Dio, perché dal punto di vista tecnico è un ragazzo che c'è, forse si bea un po' troppo di se stesso, la suola, queste cose qua, però nella partita col Torino lui è stato messo davanti alla porta una volta da Ibrahimovic e ha tirato un sospiro. Altre due volte poteva innescare una ripartenza letale e ha sbagliato la scelta finale, che quando sei in superiorità numerica non puoi mai sbagliare a questi livelli, e quindi si è un po' giocato le sue carte. Speriamo che magari in una posizione diversa, oppure mandandola a giocare da qualche parte, possa rivalutarsi, perché è costato tanti soldi. Ultima annotazione su un ragazzo che è entrato che mi ricorda molto Acerbi nelle movenze, nel modo di stare in campo, nella tranquillità, nell'uscita con la palla, questo Gabbia, a cui io ridarei fiducia almeno nella partita di Firenze, perché comunque noi bene o male dobbiamo testarlo. Romagnoli è diffidato, al primo giallo dovranno giocare lui e Musacchio. Musacchio sembra che non sia successo niente, speriamo, ma anche fosse successo Milan doveva mascherare il tutto, perché non può permettersi di finire il campionato con due centrali di cui uno diffidato mettendone uno fuori rosa, sarebbe una cosa assurda. Arrivederci e grazie.